Siamo dopo anni che diciamo, il gruppo di Sicilia Futura, sia in questa consigliatura che nelle passate, si è occupata del tema del regolamento occupazione suolo pubblico. Depositeremo a fine della conferenza stampa una nuova proposta di delibera di modifica del regolamento. Ho preparato uno specchietto dove illustro quelle che sono le 17 novità più importanti. E ne elencheremo solo alcune e poi saremo a disposizione di tutte le vostre domande. Voglio ringraziare le associazioni di Confesercenti e Compartigianato che sono qui presenti, l'assessore Musolino come rappresentante della Giunta, perché questo è un regolamento che è stato condiviso. Il lavoro è stato svolto negli anni, però ci siamo confrontati con tutti i soggetti e gli attori principali della vicenda per andare a modificare quello che è il regolamento. Abbiamo innanzitutto eliminato quella che è la competenza esclusiva del Dipartimento Patrimonio, in quanto in quasi nessuna città d'Italia l'occupazione suolo pubblico è disciplinata dal Dipartimento Patrimonio. Inseriamo nel regolamento il termine Dipartimento competente. Per Dipartimento competente si intende che poi la Giunta, in base al funzionigramma, può variare la competenza dell'occupazione suolo e assegnarla ad esempio al commercio con l'ascente sua e quindi a inserire in piattaforma informatica elettronica la richiesta di occupazione suolo, andando a eliminare il cartaceo, andando a inserire l'obbligo di presentazione tramite sistema informatico PEC e progettisti abilitati. Abbiamo recepito la sentenza del CGA in merito ai pubblicitari, quindi andiamo a inserire la tariffa 1,4, andiamo a regolamentare la tariffa base per metri quadrati e non più su metri lineari, andiamo a eliminare la richiesta del canone di occupazione suolo per chi faceva negli impianti pubblicitari adeguamenti sismici, è veramente, perché era un assurdo, non si ha un profitto da un adeguamento sismico di un pannello pubblicitario, ma solo una tutela nostra della pubblica incolumità. Era un vulnus del precedente regolamento, anche se gli uffici, devo dire, non l'hanno mai richiesta, però potenzialmente lo potevano fare. E introduciamo la possibilità di occupare gli stalli auto per le attività che fanno food and drink negli stalli auto. È una svolta molto importante, in quanto è svolta in tutte le città d'Italia, è possibile farlo. Messina era una delle poche dove non era possibile farlo. E partiamo con la seconda operazione, sbaraccamento. Andremo a sbaraccare i marciapiedi. Il senso di questa iniziativa nasce dal liberare i marciapiedi dagli ingombri. Molto spesso i commercianti, e qui ci sono i rappresentanti che ce lo possono testimoniare, sono abusivi nell'occupazione suolo perché il regolamento non gli consente di occupare, non perché non vogliono pagare o non vogliono avviare un percorso virtuoso. Così facendo, quasi l'85% dei commercianti potranno occupare il suolo pubblico, restano esclusi solo quelli la cui localizzazione dell'immobile non consente di occupare, quindi agli incroci stradali o in prossimità di corsie preferenziali. Però andiamo a parlare veramente di un residuo di immobili. E cosa secondaria, eliminiamo l'obbligo di occupare solo il perimetro frontistante. Il concetto è dare la possibilità a tutti di buongiorno, ho invitato a questa conferenza stampa l'ex consigliera Daniela Faranda, che ha collaborato con me nella scorsa consigliatura e il cui lavoro è frutto oggi di questa delibera. È il deliberato, prego Daniela, il deliberato ne dà atto, ci tenevo alla sua presenza, ho invitato anche Dino Verrei, già capogruppo di Sicilia Futura, ma ancora non c'era stavo aspettando stavo andando, eliminiamo la frontistanza, quindi il concetto è: se davanti alla mia attività ho spazio libero o i terzi me lo consentono tramite apposito di nulla osta, io posso andare a occupare lo spazio anche oltre la mia attività, quindi non andiamo a limitare, per noi siamo un ente in predissesto. Quindi il concetto è ampliare la superficie occupabile abbassando le tariffe e aumentando il gettito. Nella scorsa amministrazione, anche su pressione delle associazioni di categoria, la Giunta aveva deliberato sperimentalmente una riduzione dei canoni del 40%, ma la sperimentazione ha senso se viene concretizzata. Noi prendiamo atto di questa sperimentazione e riduciamo i canoni di Deos, tavoli e sedie e gazebo del 40%. Quindi così facendo andiamo a rivoluzionare quello che è il sistema attuale dell'occupazione suolo. Riassumendo, riduzione delle tariffe del 40%, possibilità di occupare sugli stalli auto,
e possibilità di estendersi oltre il perimetro della propria attività. Introduciamo la PEC che non era prevista nel regolamento e l'obbligo di presentare solo informaticamente le delibere da progettisti abilitati. Sono finiti i tempi di Picasso in cui i funzionari del patrimonio si ritrovavano ad analizzare planimetrie fatte da me che non ho capacità di disegno alcuna, per cui andiamo a razionalizzare. Diamo la possibilità, se voi faccio riferimento a Piazza Don Giovanni d'Austria, chi fa occupazione suolo ha difficoltà perché entrano con i motorini tra i tavoli, se mettono le fioriere, i commercianti che pagano, la polizia municipale gliele fa levare. Oggi diamo la possibilità di delimitare i propri spazi con le fioriere, perché tu paghi ed è giusto che ti delimiti, che ti delimiti gli spazi. Un'altra introduzione è le polizze fideiussorie a garanzia del comune rilasciate anche dai consorzi fidi, che costano un quarto di quelle assicurative, un decimo di quelle bancarie, e si ha più facilità nell'averle rilasciate. Andiamo una modifica che ci ha richiesto espressamente il sindaco: oggi per i comizi è obbligatorio avere un palco massimo di 9 metri quadri, l'abbiamo esteso a 50 metri quadri, così quando fa le sue comizi in pubblica piazza può sfruttare il palco comunale, quello grande, che è 48 metri quadrati. E poi oggettivamente in campagna elettorale ci sono salito anch'io e sono un po' più grande di 9 metri quadrati, devo stare di profilo, se no col collega Madonna abbiamo avuto qualche difficoltà. Diamo la possibilità a tutti i commercianti durante le festività di abbellire le proprie spazi con massimo 5 vasi ornamentali, e per i debiti superiori a 1.500 euro si possono rateizzare in 3 rate i canoni. L'attività, chiaramente quando entrerà in vigore questo regolamento, ma poi l'assessore Musolino entrerà nel merito, entro 60 giorni chi ha un'occupazione abusiva può autodenunciarsi eliminando, così sottraendosi alle sanzioni, 60 giorni dall'approvazione del regolamento, e in caso di gravi irregolarità nell'occupazione suolo è facoltà del sindaco chiudere per 5 giorni l'attività commerciale. Quindi io già credo che lui sia in giro a fare le prime verifiche. Queste sono le modifiche fondamentali.